Allora ragazzi, bentornati su Huddersfield and the Giants, cioè sbagliati, episodio numero 2 o 3, come lo vogliamo chiamare questo? Non lo so, perché c'era l'episodio pilota, poi ci ho fatto il primo tentativo, diciamo questo è il secondo, ok, vabbè. Andiamo a giocare ragazzi, su, andiamo a giocare, riprendiamo da livello 2, andiamo. Questo è il secondo livello, che è il livello quello con le leve. Andiamo, qui non ci sono purtroppo le pillole energetiche che tanto care al Pac-Man. Non ci sono purtroppo in questo livello qua, il che è una tragedia. Prendiamo la leva, usiamo l'effetto Pac-Man, almeno questo c'è. Non venire qui. Ok, questo è fatto. Non scendere. Prendiamo l'altra leva. No, dove vaffanculo. Vediamo un po' se riesco a usare la leva. Sì, eccola. Scendi giù. Ho chiuso. Vai, dai che ce l'ho quasi fatta. Vai, effetto Pac-Man. Fa tutto andare. Magico effetto Pac-Man. No, aiuto, via, scappa. Sì, ce l'ho fatta. Grande, ce l'ho fatta al primo tentativo senza perdere manco una vita. Eccoci qua. Livello 3, questo dovrebbe essere in teoria il livello finale. Dove c'è la ragazza che si chiama Greta. Ah, ma è Greta Thunberg allora. Ma Greta Thunberg? Allora, vediamo un po'. Devo distruggere tutte le uova e poi posso scappare con Greta attraverso il tunnel dove mi aspetta una sorpresa. Ma non ho capito se la sorpresa sta dentro al tunnel oppure se la sorpresa me la dà Greta. Io spero la seconda cosa, comunque. Comunque andiamo a giocare, vai. Allora, qui questo è diverso, questo funzionamento, perché si possono spaccare i muri. No. Vai, scappa. Aiuto. No. Già mi hanno buggerato. Malissimo, andiamo malissimo. Ok, andiamo avanti. Non salire. Però io mi apro un passaggio qua, per sicurezza. No, qua no. No, aiuto. Scappa. Allora, intanto qua ci siamo ripuliti tutta quest'area. Non venire qua. Attenzione, dai. Ce la sto facendo, ce l'ha, forse. Scappa. Aiuto. E niente, mamma, mi ha scammato proprio impunemente. Mi ha scammato in una maniera invereconda, ragazzi. No, ma perché? Ma questo è uno scam. Questo è uno scam totale, ragazzi. Non è giusto. Ma che cazzo? È uno scam totale. No, game over già. C'è game over. Ma siamo pazzi. Ma mi state prendendo per il culo. Vabbè. Allora qua scriviamo un'altra volta fail. Ma ci mettiamo un TZ. Allora, riprendiamo dal livello 3. Ok, dove eravamo arrivati prima. Vai. Ok, riprendiamo dal livello 3. Allora qui attenzione, eh. Dai che ce la devo fare. In questa terza e ultima puntata ce la devo fare a finire già. No. Ma mi hanno attaccato un masso. Vaffanculo. Io vado qua. Io apro qua per sicurezza. Mi sono aperto un varco.
Allora, è interessante questo livello perché tu ti apri varchi, però, che i nemici ovviamente possono attraversare, ma solo i varchi che tu hai aperto, non possono attraversarne altri. Ah, scappa, scappa. Quindi, in pratica, sei un po' tu che devi cercare di farli andare, tipo intrappolarli, farli andare in punti dove... No, no, vai giù. Dai, ce l'ho quasi fatta. Mi mancano pochissime uova di stove. Vedete, qui sono un po' al sicuro perché sì, le dico sempre le api. Le formiche non possono andare lì, no? No, 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 no. Ultima vita. Ce la farò? Al sicuro un paio di balle. Dai, ultima vita ce la devo fare, su. Dai, dai, ce l'ho fatta. Dai, ho vinto il gioco, ho vinto il gioco. Sì, la ragazza che si strappava i capelli ce l'ho fatta, ce l'ho salvata. E mo? Ballano? Guarda, lui balla a break, guarda, guarda un po'. E lei pure sta a ballare? E mo va da lui? E ballano insieme? Che carini. Guardate, lo sprite di lei è carinissimo. C'è tipo una specie di ricciolo in testa, fateci caso. E c'ha la fronte ampia e gli occhi bassi, un po' come Betty Boop, no? Fateci caso, in pochi pixel come hanno caratterizzato la ragazza. Poi c'ha la gonna. Guardate come balla, è carinissima, è fantastica. Oh, abbiamo finito il gioco, ragazzi, sono contento. No, no, se la sono riscippata, oh! Ti dico, bloccati! Se la sono rifregata! Lui è rimasto come uno stronzo. Hideous Bill è rimasto come uno stro. Però avete visto che Hideous Bill, il brutto Bill, nonostante sia brutto, comunque la ragazza l'aveva conquistata salvandola dalle formiche giganti. Ok, e ricomincia da capo, livello 1. Adesso sarà più difficile, immagino. E mi ha ridato una vita. Mi ha regalato una vita, quindi ricominciamo da livello 1. Ma la mappa del livello mi pare diversa, impressione mia. Attenzione, no, 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 no. L'ho fregato? Sì. Ho fregato pure quest'altro mentre usciva dall'ovo. No. Dai, dai, ultimo. No, 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 no. Fermo, fermo lì. Sto gioco è una figata totale, però. Sì, andiamo. Sto concentrando, eh? Ma se prendo l'altra leva? No, non posso. Se c'ho già la leva a mano, non posso prendere l'altra, mi pare ovvio. Sto giocando da paura, eh? No, no! Ultima vita, regà, attenzione! Ultima vita, ce la faremo fino al secondo giro? Secondo me no, perché è difficile. Però proviamoci, dai. No! Dove vai, vai, vai? Scappa, scappa, effetto Pac-Man, effetto Pac-Man. Scappa, scappa! Mi seguono sempre, se stro... Effetto Pac-Man. La magia dello spazio-tempo che si piega su se stesso. Questo è l'effetto Pac-Man. Vaffanculo! Niente, non abbiamo fatto... non ce l'abbiamo fatta a fine il secondo giro, ma tanto poi la sequenza è sempre la stessa. Lui balla con la ragazza, poi gliela dirubano.
Comunque, gioco fighissimo, Audios Bill. L'abbiamo finito. Abbiamo fatto 6053 punti. E poi il gioco è ricominciato, ovviamente. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao ragazzi.